Allora, ciao a tutti, come vi dicevo nel post di oggi, sono andata a fare la spesa lì in Lidl, in particolar modo ero andata per prendere quella rete da mettere nel gazebo, che era un'uscita questa settimana da lunedì ed è già finita. Benissimo, sono andata per niente, però vabbè, ho fatto la solita spesa per tutta la settimana. Vi faccio vedere un po' le cose che ho preso, nulla di che. Allora, ho preso, che ho già tirato fuori, la ricotta fresca, che la voglio mettere sui, come si chiama, i crostini, da farla con un po' di prezzemolo, perché ci vengono degli amici a cena sabato e facciamo un aperitivo, diciamo così, faccio un po' di salsa e vediamo. Le mozzarelline ciliegine per le insalate. Ho preso questo mix mare, che a me piace un sacco, che l'avevo fatto sotto la quarantena, questo nelle confezioni quelle piccole insieme alle patate lesse. Mi è piaciuto molto, un pasto fresco, a mio amoroso non tanto. Quindi, visto che lui si è preso per una cena la tartare, che come vi ho detto tante volte a me non piace, io mangio il pesciolino e lui si mangia questa. Poi, tra le offerte della carne, ho preso questi spiedini di suino. Ne ho presi due già che erano in offerta. Poi mio moroso si è preso, vabbè, i bondi, che a me non piacciono. Abbiamo preso i cordon bleu, che questi erano in offerta 2 euro rotti, che c'erano infatti nel volantino, e fortunatamente qualcosa è avanzato. Ho preso 2 pacchi di prosciutto crudo, questo qui è quello di Norcia che mangeremo con il melone. Ho preso il salame Milano, perché non so, c'ho sta voglia di salame Milano, non si sa perché. Poi ho preso un latte intero, anche perché quelli parzialmente scremati erano in scadenza proprio a breve breve. Poi ho preso i funghetti champignon. Due yogurt, questi qui della Müller per mio moroso, questi alle mandorle che a lui piacciono, invece prendo gli altri, quelli con i cereali e con i cosini tondini di cioccolato che però li ho ancora. Ho preso il filetto di petto di pollo, che vedrò questa volta come lo andrò a fare. Ho preso le varie confezioni di mozzarelline e olive all'ascolana, che erano già in offerta, queste dovevano essere in offerta da a 1,29 da domani, invece erano già in offerta, quindi ne ho approfittato e le ho prese. E poi ho preso il macinato e questa è una busta. Poi vabbè, lì ho preso Coca-Cola e Fanta sempre per la cena con questi nostri amici. Ho preso, che c'era in offerta nel volantino, questo spremuta d'arancia della Sole Vita, che erano appunto in offerta da bere al mattino, perché come sapete sto mangiando le fette biscottate con la crema, quella della Food Spring, di cui c'è ancora il codice sconto di 15 euro, che magari ve lo lascio nell'info box se volete fare un ordine. Ne ho fatto un altro di ordine per variare un po', ho preso dei cereali che poi vi farò vedere perché mi sto trovando bene. L'unica cosa che ho preso a livello extra sono questi mix di 3 vasetti, perché se vi ricordate avevo preso da Tiger il kit per fare il basilico, prezzemolo e menta, mi pare, e quindi ho detto c'ho il contenitore, quello di carta di Tiger, però per farli più bellini ci sta bene questo qui. Poi mi giro, vado sull'altra busta. Cosa ho preso? Allora, questi sono i biscotti per mio moroso, i novellini. Ho preso i tortellini, questi qui di nonna mia, che come sapete mi piacciono un sacco. Poi questo non ve l'avevo fatto vedere. Tante volte avrei voluto prenderlo, però ho detto boh, non lo so. Avevo preso il kit con il rossetto e la matita labbra, che mi piace un sacco. E visto che mi mancava un mascara, ho detto dai, provo a prenderlo. Vediamo un po', non so se qualcuno l'ha usato, fatemi sapere se ne vale la pena. Poi ho preso i Tuk, ho preso questi qui che sono favolosi, sono quelle conchiglie al gianduia, cioè sono
sono una roba fuori di testa. Poi, come vi dicevo, ho preso i crostini, questi qui classici da fare con la ricotta, e poi prenderò altre salse che sinceramente al Lidl non ho trovato, tipo quelle salsa ai funghi, salsa al tartufo, queste cose qui non le ho trovate. Poi, per la mia gioia, ho trovato l'ultimo pacco, scusate, di fichi che io adoro, mio amoroso invece li odia, me lo sono preso al volo. Poi ho preso i brick di tè, questi qui che mi piacciono veramente tanto. Poi, vabbè, i biscottini per il mio pupi. Il prodotto della Sien per pulire le mani. Questo qui tipo alla mora, frutti di bosco, non lo so. E il berry. Non so, ne avevo presi altri sempre di... Questo qui sono profumosi, buoni. Poi ho ripreso questo qui, però mi sono accorta che pesca ibisco come quello dell'altra volta. E invece l'altro era mango ibisco, però va bene, che sarebbe uno scrub per il corpo che io mi sto trovando da Dio. Sotto la doccia me lo faccio ogni volta e fa la pelle veramente liscia, quindi se lo trovate ve lo straconsiglio perché è favoloso. Poi ho preso le lumachine che per sabato, domenica, pranzo le voglio fare con un semplice ragù di carne con i piselli. Pendolini, che li vuole mio moroso non so per cosa. Ah sì, per fare l'insalatora con le mozzarelline. Le banane. Scusate. Poi abbiamo il parmigiano. La salsa yogurt, quella che prendo sempre per la Caesar salad, e l'ho ripresa visto che era in offerta, che non ci va mai a male. Le susine, quelle gialle, che però sono un po' avanti con come diciamo prodotto, però tanto queste le faccio fuori alla svelta. L'olio da friggere, un altro brick di tè. Questo succo tropicale, sempre di Sole Vita, che avevo preso anche un'altra volta, quindi una sorta di ace, però più tropicale, che ci piace molto. E poi ho provato per Chucky questo patè, sempre dell'Orlando, però gourmet, perché all'inizio mi piacevano tantissimo quelli di Orlando, classici, e dopo non li ho più mangiati, adesso provo questi e vediamo un po' se va bene. Niente, questa è la spesa Lidl di questa settimana e ci vediamo presto. Ciao ciao!